Allora, così potete passare Questi eravamo noi poco fa. Da lì siamo partiti con rispetto e con caparbietà. Bergamo non è una tra le città alle prese con la crisi innescata dal coronavirus. Bergamo è la città del mondo che ha pagato in proporzione il prezzo più elevato, con la maggiore mortalità causata dall'epidemia e con pesantissime conseguenze sotto il profilo economico e sociale. Ma tutta la comunità cittadina insieme con le istituzioni sta lavorando per rimettersi in piedi e riprendere a camminare di buona lena, facendo leva sulle stesse energie e la stessa capacità di coesione che ci hanno consentito di resistere nelle settimane della grande emergenza sanitaria. Nei quartieri attorno agli ospedali, nelle comunità scolastiche, si sono espresse attenzioni e sensibilità che ci hanno fatto sentire meno soli. Oggi da qui vi proponiamo una riflessione articolata sulla scuola e sulla cura educativa dei più giovani e dei più piccoli tra noi. È un tema che ha stentato a farsi largo nei mesi scorsi, completamente assente dai provvedimenti normativi dei primi mesi, si è riaffacciato con l'estate con il ritorno al lavoro dei genitori, con la preparazione alla riapertura delle scuole in sicurezza, che ha richiesto e ottenuto energie, investimenti e capacità creative. Lo scontro con la realtà durissima della pandemia ha chiesto alle scuole di ricapitolare e utilizzare le risorse che erano state messe in campo sul digitale, soprattutto dal 2015 con il piano nazionale della scuola digitale utilizzarle al meglio per salvaguardare la stessa scuola e fare in modo che le relazioni restassero vive anche in quelle settimane difficilissime, relazioni tra scuola e famiglie, tra insegnanti e studenti, ma anche nel gruppo dei pari. Adesso sta a noi tenere alta l'attenzione sulla scuola, sullo scatto che ha saputo fare e anche sui tanti possibili miglioramenti a favore di apprendimenti efficaci di relazioni costruttive, di presenze significative. È ancora più attuale quindi la discussione sul digitale a scuola e sulle criticità che permangono. Siamo capaci di passare da didattica a distanza a didattica digitale integrata? Quali infrastrutture ancora mancano? La scuola cerca di colmare le differenze per arginare le povertà educative? Quali forme di contrasto alla dispersione scolastica funzionano meglio? O ancora, la scuola fornisce agli, agli studenti strumenti per orientarsi nel mondo del lavoro e costruire progetti di vita che costruiscano valore per sé e per la comunità? Sono alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta oggi, grazie ai nostri ospiti, nei tre panel in plenaria e poi nei tavoli paralleli del pomeriggio allestiti grazie all'organizzazione del Comune di Bergamo, dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e dell'Associazione Impara Digitale, che ringrazio anche per il confronto stimolante che prosegue per tutto l'anno. Ora vi invito ad ascoltare insieme a me tre testimonianze da persone che rappresentano oggi qui le componenti scolastiche. Lo studente Samuele Bertan, l'insegnante Giancarlo Spurio, il genitore Elena Comana. A tra poco. Mi chiamo Samuel Bertan e frequento Litis Marconi di Dalmine. Per me questa pandemia, soprattutto la prima parte, è stata molto difficile, perché nonostante come famiglia fossimo sempre stati molto attenti, i miei genitori si sono ammalati. Specialmente mio papà, che in vita sua non aveva mai visto praticamente un ospedale, è dovuto rimanerci per più di un mese. È entrato anche in terapia intensiva e intubato per polmonite da coronavirus. Ora è tornato, sta meglio, ma ha comunque tutti gli strascichi della malattia, però comunque pian piano sta migliorando. Quindi posso dire che per me non è stato un periodo positivo, ma credo che sia stato difficile per tutti eh, questo periodo. Anche perché continua ad essere per noi studenti, per le persone anziane, lavoratori, medici, infermieri, continua ad essere una sfida. È un periodo difficile, non giriamoci intorno, che ha i suoi negativi, tanti, però ho imparato a concentrarmi su quelle poche cose positive che ci sono, anche perché altrimenti diventa ancora più difficile affrontare la situazione. Per esempio, grazie alla tecnologia, abbiamo potuto continuare a fare scuola e quest'anno potrò finalmente conseguire un diploma nonostante tutto. In più, sembrerebbe un paradosso, ma il gruppo classe si è rafforzato e con alcuni ci siamo anche più uniti. Comunque, posso dire che sono convinto che quando tutto finirà, perché prima o poi questa bufera deve finire e finirà, passerà, ci renderemo conto che non siamo più quelli che eravamo prima. Forse sentiremo che la nostra forza, anche emotiva, è aumentata enormemente perché nonostante tutto abbiamo continuato a fare la nostra parte non ci siamo arresi e abbiamo affrontato la situazione con dignità come va il bisogno di parlare di ciò che stava accadendo nelle famiglie nel paese di condividere informazioni dei dubbi delle speranze soprattutto con i ragazzi di quinta di condividere la, una certa positività è stato proprio questo Intenso bisogno di consolidare questo rapporto di fiducia tra noi e i nostri studenti, eh, che ha rappresentato proprio la, la condizione indispensabile affinché le nostre attività eh, avessero un senso. Malgrado il momento di dolore eh, che stavamo vivendo tutti e, e la grande paura che ci ha accompagnato in tutti questi mesi, e anche io aggiungerei una profonda solitudine. Oggi, dove un breve rientro a scuola, eh, malgrado i protocolli sanitariali ben strutturati, le mascherine, gli, gli, la, il distanziamento fi, eh, fisico eh, all'interno della scuola, eh, siamo ancora davanti allo schermo fiduciosi di, di un ritorno alla normalità, anche se siamo consapevoli eh, di aver percorso un'esperienza davvero molto dura, eh, da cui però eh, possiamo trarre i migliori insegnamenti, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista didattico. Salve a tutti, sono Elena, abito a Bergamo, ho due figli di, eh, che frequentano ora la terza media e la quinta elementare. Mi è stato chiesto di dare un feedback rispetto alla didattica a distanza dello scorso anno scolastico e il feedback si è tramutato in didattica a distanza di ritorno, quindi molto reale e, e a questo si aggiunge la domanda come stai adesso? Eh, rispetto all'anno scorso, anche quest'anno, chiaramente la didattica a distanza è una fatica e ha i suoi limiti, che non sto a raccontare, perché tanto li raccontiamo già tutti i giorni, secondo me manca un po' la narrazione del resto, che è quella che io preferisco e quella che mi dà la forza di andare avanti giorno a giorno. L'anno scorso per me la didattica a distanza è stata ehm, l'ancora di salvezza perché? Perché eh, Qui da noi la situazione era terrificante. Io ero terrificata come tutti e avevo due ragazzi in casa da, da, da portare avanti in tutto ciò. Quindi il fatto che eh, arrivasse a casa la scuola è stato quel qualche cosa che ha dimostrato a me e a loro che il mondo andava avanti, che, si, che continuava a camminare, che portava avanti progetti, che portava avanti un futuro. E, e questa cosa meravigliosa, secondo me, che, che noi tutti stiamo imparando e, e soprattutto loro che hanno l'età cardine, diciamo: che il mondo va a pezzi, ma noi ci trasformiamo dentro questo mondo. Questa secondo me è stata una cosa fantastica. Quando ho visto tornare tutto ciò è stato il mio momento più eh, di fatica di questi ultimi perché sapevo che quest'anno non sarebbe andato via liscio e avremmo avuto delle difficoltà, ma non me lo aspettavo così, sono sincera. Quindi ho sentito tantissima stanchezza mia, stanchezza degli altri, un senso veramente di non farcela. Poi a un certo punto però devo dire che. Ho sentito anche quanto noi tutti siamo immensamente più abili dell'anno scorso nello stare dentro una pandemia e una costruzione sociale di vita che l'anno scorso in questo momento per noi era nei, nei futuri distopici e basta, un qualcosa di cui non avevamo fatto esperienza, un qualcosa in cui oggi invece stiamo dentro giorno a giorno. E anche ehm, ho capito che siamo tutti a partire dai ragazzi, insegnanti e anche noi genitori più abili rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali e alla gestione della data. Quindi per me è molto utile sapere cosa l'anno scorso non ho saputo fare nel, nello stare vicino a mio figlio, in particolare questo che la faceva già l'anno scorso e che la sta rifacendo adesso. Co come non sono riuscita a stargli accanto nel modo giusto per non perdersi, per organizzarsi, per mettere a frutto il più possibile questa, questa didattica. Quest'anno invece ho molti strumenti in più e io confido tantissimo in ciò e da questi trago forza. Eccoci, abbiamo scelto... Di ambientare la quinta edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale in uno degli edifici della nostra città dedicati alla cultura in senso ampio, in senso classico. È la Biblioteca Civica Angelo Mai, che è stata aperta nel secondo Settecento ed è amministrata da sempre dal Comune di Bergamo, che ne è il proprietario. Questa biblioteca è una delle più ricche biblioteche storiche italiane di conservazione e oggi farà da sfondo caldo e accogliente e prezioso alle riflessioni sul digitale nella scuola contemporanea. È una scelta dunque sottolineare eh, il legame ma anche lo stacco tra due modi di intendere la cultura contemporanea che dialogano continuamente. Ci troviamo in Piazza Vecchia. Nel palazzo nuovo che eh, ospita la biblioteca dal 1928 e fu finalmente eh, completato eh, con la facciata monumentale in marmo bianco dall'architetto Ernesto Pirovano, che ha ripreso l'originale eh, progetto di Vincenzo Scamozzi degli inizi del Seicento. Questa biblioteca ha mantenuto il fascino e la caratteristica di cui vi parlavo come mettendo, tenendo accanto ai libri i ritratti, i busti di personaggi eh, delle scienze e delle lettere, come preziosa memoria del patrimonio culturale. Vi parliamo in particolare dal Salone Furietti, che è dedicato al fondatore della civica biblioteca e che è tappezzato dagli scaffali in noce ottocenteschi detti delle colonne, le vedete alle mie spalle, che provengono dalla precedente sede della biblioteca nel Palazzo della Ragione, proprio in, qui accanto in Piazza Vecchia.